Nel frattempo, ricordo a tutti di iscrivervi al canale, attivando la campanella, mettete un like che non costa niente, iscrivetevi che è gratis. Poi salutiamo la nostra Green Apple. Se qualcuno volesse abbonarsi per dare un sostegno al canale, può farlo cliccando sul tastino Abbonati, che è vicino al tastino Iscriviti. Salutiamo anche Daniele. Chi vuole fare una piccola donazione, basta che va sotto il video e clicca sul tastino col dollarino. Ma veniamo al tema. Cosa succede quando il narcisista ti triggera, ti fa impazzire? E questo dobbiamo tenerlo presente, è una cosa fondamentale. Il narcisista ti triggera, innesca dentro di te, trigger, abbiamo la nostra Green Apple, significa interruttore, far scattare, no? Innescare, è come un innesco. Non so se la pronuncia è corretta. Salutiamo anche Alessandro e Roxy. Però trigger. Comunque il narcisista ti triggera, cioè fa scattare dentro di te dei meccanismi che altrimenti fa scattare dentro di te dei meccanismi che sono estremamente negativi, estremamente nefasti, perché è difficile, tra virgolette, restare sani di mente, tra virgolette, quando abbiamo a che fare con persone disturbate come i narcisisti. Disturbate nei loro comportamenti, no? Poi noi non è che andiamo a fargli la diagnosi, sarà narcisista, non sarà narcisista. Un saluto a Roxy, non sarà narcisista, sia che cazzo vuole, ma noi dobbiamo imparare a difenderci comunque. E come ti triggera il narcisista e come difenderci, diciamo, dai trigger dei narcisisti? Diciamo che nel nostro mondo interconnesso, no? Perché noi viviamo interconnessi, diciamo, con tutti gli altri, siamo, come dice il buddismo, interdipendenti, no? Quindi nel nostro mondo interconnesso, diciamo, è quasi impossibile, no? È quasi inevitabile incontrare individui che mostrano perlomeno comportamenti narcisistici, che sia nel lavoro, che sia all'interno delle famiglie, nelle nostre relazioni sociali, nelle nostre relazioni sentimentali, negli incontri, nei social, insomma. E quindi è essenziale, no, renderci conto che praticamente è impossibile evitare i narcisisti, evitare il fatto che loro innescheranno dentro di te delle situazioni nocive, negative, nefaste. Per cui è inevitabile renderti conto che dovrai imparare a difenderti da questa tipologia di persone. Salutiamo anche Romina. E per difendersi bisogna, diciamo, fare delle cose, dobbiamo fare delle cose, perché se non facciamo nulla non otteniamo nessun risultato. Innanzitutto è essenziale riconoscere i segni del comportamento narcisistico. La consapevolezza di questi tratti, diciamo, ci consente di identificare potenziali fattori che scatenanti, no? Potenziali comportamenti prevedibili, perché poi diciamo il narcisista è anche caratterizzato da un elevato grado di prevedibilità nel suo comportamento. Ovviamente noi dobbiamo proteggere il nostro diciamo benessere emotivo. Non è che poi è importante andare a etichettare una persona, quello sarà narcisista, non sarà narcisista, non si tratta di mettere un'etichetta. Ma si tratta essenzialmente di diciamo difendere il nostro, salvaguardare il nostro benessere. È ovvio che non dobbiamo cadere in emozioni negative nefaste che ti può generare il narcisista, no? Perché di fronte a un narcisista potremmo trovarci a provare rabbia, frustrazione, senso di impotenza, no? E in queste situazioni
è fondamentale imparare, insomma, come dire, a rimanere coi piedi per terra, no? A mantenere il controllo delle nostre emozioni, evitare di reagire in modo impulsivo, perché il narcisista ti porta proprio a reagire in modo impulsivo, cioè senza ragionare. E noi dobbiamo tenere presente che la nostra sfera emotiva, se va da sola, normalmente fa danni. È come un cavallo selvaggio che va, come dire, galoppa senza essere controllato, no? Soprattutto quando dobbiamo mettere in atto dei comportamenti che devono avere una loro logica, noi dobbiamo assolutamente avere un controllo razionale, altrimenti è come se volessimo far guidare la nostra auto a una scimmia. Vabbè, oppure farla guidare a una donna, era una battuta, eh? Dici, forse la scimmia guida meglio e riesce a portarla, come si dice, donna al volante, pericolo costante. No, sto scherzando, però diciamo, dobbiamo tenere presente che insomma, se facciamo guidare l'auto a una scimmia, avremo difficoltà ad arrivare, fondamentalmente avremo difficoltà ad arrivare perché ci potrebbe essere qualche, come possiamo dire, problema, no? Andremo a sbattere dopo pochi secondi. Ed è così che se invece agiamo nei confronti del narcisista, se agiamo nei confronti del narcisista, impulsivamente siamo fregati. Bisogna rispondere con le sue stesse armi, però diciamo dobbiamo mantenere la lucidità, perché quello che ti vuol fare il narcisista è perdere la lucidità. Il narcisista vuole rovinarti la lucidità, non vuole farti restare lucido, perché se tu resti lucido riesci a cogliere, no? Quindi tieni presente che nel momento in cui sei innamorata, ad esempio, non sei lucida. Innamorata inteso non in un amore maturo, parlo di innamoramento, come dire, emotivo, no? Quello che poi potremmo definire attaccamento, che è diverso, no? Ecco, quindi dobbiamo tenere presente queste cose, no? Quindi dobbiamo rimanere coi piedi per terra, mantenere il controllo delle nostre emozioni, evitare di reagire in modo impulsivo, perché questo, diciamo, alimenta soltanto, dà soltanto vantaggio al narcisista. Potremmo dire che tira l'acqua al mulino del narcisista. E invece noi dobbiamo non innamorarci. Poi io quando sento delle cose mi incazzo perché sento persone che dicono: "Ehi, mi sono innamorata del narcisista, il mio narcisista! Ehi, il mio narcisista qui, il mio narcisista lì, il mio narcisista se n'è andato, il mio narcisista non torna, il mio narcisista qua, il mio narcisista là." Ma sarai cogliona, mi chiedo io, perché ogni tre parole gli attribuisci, che poi non si tratta di attribuire un'etichetta, no? Si tratta di vedere i comportamenti, gli attribuisci delle caratteristiche. E poi ti lamenti che quello se n'è andato, che quello non torna, io lo amo, io lo amo. Questo è un tuo problema. E dobbiamo prendere le distanze, no? Come dice anche Barbara, uno può arrivare anche a rivolgersi a degli avvocati, insomma, a prendere delle distanze. Noi dobbiamo, ma quello significa che uno ha già fatto il più del 50%, diciamo. Ha fatto il 90%, no? Quindi quando arrivi a essere distaccato, poi gli strumenti ci sono per prenderne le distanze, no? Perché poi non è che tutti i narcisisti sono criminali, anzi, io penso che la maggior parte non abbia una mente criminale nel senso di, diciamo, come dire, aggressiva, eccetera, no? Però manipolativa, sì, siamo noi che ci facciamo manipolare. E che dobbiamo mettere delle distanze, prendere delle distanze, no? Altrimenti, quindi stabilire dei confini. Spesso noi non riusciamo a stabilire i confini con il narcisista, anzi lo vogliamo portare nella nostra
lo vogliamo portare nella nostra vita. Ci lamentiamo del fatto che se ne va, no? Questo è il problema. Quindi dobbiamo, diciamo, mantenere, come dire, essere centrati su noi stessi. E per fare questo dobbiamo intanto impegnarci anche in attività che ci portino gioia, benessere, ricaricarci, costruire la nostra resilienza. Io suggerisco l'esercizio fisico regolare, la meditazione, eccetera, coltivare l'empatia selettiva, però l'empatia selettiva vuol dire che io non è che devo diventare. Salutiamo Andrea Giovanni, salutiamo Maria Cristina, non è che io devo diventare freddo, glaciale, cinico, perché se no mi rovino la vita. Ecco, se uno per interagire con un narcisista, no, fa di tutto un erbo un fascio e diventa cinico, glaciale, eccetera, e comunque resta danneggiato nella sua vita perché non potrà sperimentare la passione. Salutiamo anche Andrea Giovanni, non potrà sperimentare l'amore, e l'amore comunque è bello sperimentarlo, è bello viverlo, no? Fondamentalmente, non è un qualcosa di negativo da abiurare, ma è un qualcosa di positivo. Però dobbiamo praticare quella che si chiama empatia, sì, ma selettiva, cioè non dare le perle ai porci. Oppure non dare le perle alle porche, perché neanche alle porche, né ai porci né alle porche. L'amore è bellissimo farlo, ma fisicamente, ma è anche, come dire, la connessione emotiva è anche molto importante, perché comunque siamo esseri umani, abbiamo bisogno, un saluto a Fiammella, abbiamo bisogno anche noi, come tutti gli esseri umani, di affetto, di calore umano. Il problema è che spesso andiamo a ricercarlo in situazioni sbagliate. Andiamo a ricercarlo, come dire, come se io vado a ricercare un qualcosa di positivo, quando, diciamo, invece, vado in un luogo dove non, quella cosa lì non c'è, no? È come se, come dico sempre io, mi serve l'aspirina e vado a chiederla al panettiere, e il panettiere non mi darà mai l'aspirina perché non ha una caratteristica, no? Sì, ci deve essere affetto e calore umano, ma il problema non è che ci deve essere affetto e calore umano, è a chi mi rivolgono. Noi dobbiamo avere il potere di interazione e non accanirci su una persona in particolare. Questo perché se noi ci accaniamo su una persona in particolare, voglio affetto e lo voglio da Francesca, voglio amore e lo voglio da Francesca, solo Francesca e basta, e beh, allora sarò molto limitato, no? Perché se ho a che fare con una Francesca che magari è narcisista, o che se non è narcisista è una che, diciamo, è sfuggente, non è, diciamo, allineata alle mie esigenze, io mi accanisco su quella. Purtroppo questo è il grave errore, no, che fanno le persone. Le altre persone con le quali interagiamo sono degli strumenti, non sono degli obiettivi. Come dire, dobbiamo imparare a, diciamo, eliminare dalla nostra vita quelli che non ci danno quello che in realtà desideriamo, quello che in realtà vogliamo, quello che in realtà è collegato al nostro benessere. Questo è la cosa principale, no, che noi dobbiamo fare. E l'empatia selettiva è un punto fondamentale, cioè dobbiamo dare le cose a chi se le merita, evitare di dare le perle ai porci. Perché poi il narcisista ti farà scontare, no? Il narcisista, tenete presente che è una figura complessa, insidiosa, che può esercitare un controllo, no, sulla mente delle persone che gli stanno attorno, e il ciclo manipolativo che i narcisisti, i cicli manipolativi che i narcisisti mettono in atto possono generare conseguenze devastanti, no, sulle persone, farle sentire folli, no? Generare confusione, disorientamento, turbamenti,
Interagire è sempre difficile. I narcisisti, quindi col loro bisogno eccessivo di ammirazione, la loro grandiosità esagerata, la loro, come dire, tracotanza fondamentalmente, dietro la quale però si nasconde una fragile autostima, no? Che li spinge a cercare continuamente conferme, adulazione da parte degli altri. Quindi i narcisisti sono vampiri emotivi, no? Vampiri emotivi che nella migliore delle ipotesi ti sfruttano. Nella migliore delle ipotesi ti succhiano energie, nella migliore delle ipotesi ti tolgono forza, ti tolgono benessere e quindi ti inducono a fare delle cose che normalmente tu non vorresti fare e per fare questo adottano, diciamo così, dei cicli manipolativi, no? Per ottenere il controllo mentale delle persone. Inizialmente magari ti incanta col suo carisma, il suo fascino. E ti attira nella sua rete, no? Nella tela del ragno, ma successivamente inizierà a minare la tua autostima, a farti dubitare delle tue percezioni, addirittura delle tue competenze, delle tue capacità, no? In questa fase, se tu non ne vieni fuori, da subito resterai poi impelagata, no? E poi sarà più difficile perché. Il narcisista ti trascina un po' nelle sabbie mobili, no? E se tu lotterai con il narcisista, fonderai ancora di più, perché la metafora è un po' quella della sabbia mobile, no? Quando sei nelle sabbie mobili, devi cercare di non muoverti, perché più ti muovi, più affondi. E devi stare fermo e cercare di trovare un ramo, qualcosa a cui appigliarti per venire fuori. In questo caso. Il ramo a cui appigliarsi è la propria autostima, è la propria forza interiore, è la propria capacità che dovremmo avere di liberarci, diciamo, da queste situazioni, no? Il narcisista, la sabbia mobile del narcisista è costituita dall'alternanza, diciamo, dell'idealizzazione e della svalutazione. Quindi inizialmente ti idealizza facendoti credere di essere speciale, unica, eccetera, eccetera. Con il passare del tempo inizia a svalutarti, criticarti, umiliarti, in questo modo ti indebolisce, indebolisce la tua autostima, no? E il problema è che tu ci caschi come una pera cotta, no? Perché è l'amore che in questo caso ti rovina la vita, no? E quindi questo accettare queste forme di manipolazione senza fare un atto di coraggio. L'atto di coraggio vuol dire mandare a fanculo fondamentalmente. Salutiamo Pink. L'atto di coraggio vuol dire quello, perché diciamo che la convivenza con un narcisista, in qualunque forma sia, ha sempre un impatto devastante sulle emozioni delle persone, no? Perché alla fine avrai minata la fiducia in te stessa. Alcune persone diventano ansiose, non riescono a dormire bene, qualcuno si deprime, diventano tristi, no? Resti intrappolato in una sorta di vortice emotivo, no? E credo che proprio come dire, la metafora della sabbia mobile sia quella più azzeccata, no? E più tu cerchi di lottare, più affondi. Quindi il ramo che ti tira fuori dalla sabbia mobile, mentre resti immobile, restare immobile cosa vuol dire? Che devi dare indifferenza al narcisista. Se tu non riesci a sviluppare l'empatia selettiva, ce l'hai in quel posto fondamentalmente, ce l'hai assolutamente in quel posto. Quindi dobbiamo tenere presente questo, no? È un punto fondamentale. Avere, diciamo, la forza, interiore, la propria autostima, la fiducia in se stessi, questo richiede un atto di coraggio, ma l'atto di coraggio dobbiamo farlo, come dire, mettendo noi davanti a tutto e davanti a tutti. Non si tratta di egoismo, perché noi non dobbiamo giustificare chi nei nostri confronti non si comporta. Ma anche se non è narcisista, non è che io devo mettere un'etichetta col bollino blu, ma una persona che non si comporta come io vorrei si comportasse, che cerca in qualche modo di cagare il cazzo,
che cerchi in qualche modo di rompere i coglioni, che cerchi in qualche modo di interferire con quello che io voglio fare, con la mia vita. Poi l'interferenza, diciamo, l'interdipendenza ce l'abbiamo con tutti, noi interagendo cambiamo fondamentalmente con gli altri, però non dobbiamo subire delle pressioni, no? E le pressioni il narcisista, ad esempio, te le fa col gaslighting, che è una forma di abuso in cui distorce la realtà per farti sentire confuso, confusa, insicura riguardo proprio alla percezione del mondo, no? Quindi, e questo è un altro punto fondamentale. Quindi dobbiamo eliminare il narcisista dalla nostra vita, fondamentalmente. Può essere un processo delicato e difficile, ma è essenziale farlo. E prima cosa dobbiamo distaccarci emotivamente. Quindi, come dicevo prima, riconoscere in primis il comportamento narcisistico, ma una volta che l'ho riconosciuto, non è che faccio la solita malgasciona, oh, salutiamo, benvenuta Adriana Paratore, nonché culti abusanti, benvenuto. Perché il problema, sì, è fondamentale riconoscere il comportamento del narcisista, no? Ma io però vedo tante persone che riconoscono questo comportamento in un modo o nell'altro, ma poi, ma il mio narcisista se n'è andato, il mio narcisista non mi vuole, il mio narcisista qui, il mio narcisista mi ha tradito, ma io lo amo, io voglio il mio narcisista. Allora, è come dire, è come se tu riconoscessi un veleno e poi te ne fai una scorpacciata, no? È come, cioè, è la stessa cosa, ma siete coglioni o non siete coglioni? Perché a me sembra che siete coglioni, cioè è come se uno va a raccogliere i funghi. Io da bambino andavo con mio nonno a raccogliere i funghi, non ne trovavo nessuno, però mio nonno mi faceva trovare i funghi perché si avvicinava, lui li vedeva, si avvicinava e diceva: "Sento odore di funghi, guarda un po'". Io proprio se non ci sbattevo sopra i funghi, proprio darci una facciata, se no non li vedevo. Però mio nonno in un modo o nell'altro mi riusciva a trovare, insomma. Vabbè, comunque, a parte questa cosa, è come se uno va per funghi e va a cercare i porcini o le porcine, non lo so, uno cerca i porcini o le porcine e trova invece i funghi velenosi, no? Che sì, ad esempio l'Amanita phalloide, mi ricordo ancora l'Amanita phalloide, che è un fungo estremamente velenoso. Stavo muovendo perché è entrata una vespa, stavo cercando di far uscire. È uscita, era entrata una vespa, cioè la finestra aperta, è entrata una vespa. È come se andassi per funghi a cercare le porcine e anziché le porcine trovo le Amanita phalloide, che sono dei funghi velenosissimi, no? Quelli che te ne mangi un pezzettino e le riconosci, no? E dici: cazzo, queste sono Amanita phalloide, non sono porcine o porcini. E li riconosci e cosa fai? Vai a casa e te li fai cuocere, te ne fai un piatto e te ne fai una scorpacciata. Poi ti lamenti se sei intossicato e se ti va bene che devi andare all'ospedale a farti la lavanda gastrica. Ma che cazzo? Un conto è se dico: cazzo, ho confuso, pensavo fosse un fungo buono, era un fungo velenoso, ma non me ne sono reso conto, l'ho mangiato. E salutiamo Arale, l'ho mangiato e mi ha fatto male. Ma se tu ti sei reso conto che c'è a che fare con dei funghi velenosi e te li mangi lo stesso, cazzi tuoi, di nuovo la veste, che cazzo vuole sta veste? Vai via, fuori dai coglioni, c'ho la vespa narcisista, porca puttana, scusate, devo far uscire la vespa. Vai fuori, vai fuori! Non ti voglio uccidere, ma levati dai coglioni! Meno, che cazzo vuoi? Vai fuori! Scusate, ma. Scusate il teatrino, ma è entrata una vespa e non è che voglio. Eccola lì, vai fuori, fuori, fuori! Cazzo di Buddha, vai fuori! Porca puttana! Scusate la lotta, eccola qua! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, scusate, ho chiuso la finestra. Avevo la lotta, ho fatto la lotta contro la Vespa, ma l'ho fatta uscire. Abbiamo vinto contro la Vespa narcisista. No, perché non mi va di ammazzarla, perché. Comunque, detto questo,
Stavo dicendo, è come se tu trovassi, diciamo così, come se tu trovassi una caterva di funghi velenosi e te li mangi, cazzi tuoi, cazzi tuoi. E quando tu hai a che fare con un narcisista, quando tu hai a che fare con un narcisista e dici, ma io la voglio, cazzi tuoi, perché l'hai riconosciuto, quindi se l'hai riconosciuto e te lo tieni, cazzi tuoi! Questo è da dire, cioè bisogna rendersene conto. Se non te lo togli dai coglioni, sono cazzi tuoi. Quindi, prima cosa è riconoscere il comportamento narcisistico e quindi, seconda cosa, levarci dai coglioni, una volta che l'abbiamo riconosciuto. Mantenere la distanza emotiva, impostare dei limiti, dire di no, levarselo dai coglioni. Questo è un punto molto importante. Cerca supporti, cerca amicizie, evita il gioco di potere, evita lo sconto, perché lo sconto ti tirerà più a fondo. Quindi evita di tutti i contatti possibili, fai un no contact sine die, focalizzati su te stesso, concentrati sulla tua crescita personale, sul tuo benessere. Coltiva hobby, interessi, nuove relazioni, relazioni positive. Questo ti aiuteranno a rafforzare la tua autostima, ti aiuteranno a migliorare. Poi devi, diciamo, eliminarlo dalla tua vita fondamentalmente. E non è che devi cercare, sperare di guarire le sue ferite emotive. Le sue, diciamo, come dire, non devi guarire un cazzo, devi solo avere la forza di tolto dai coglioni, quindi evitare di innamorartene. Questo però dobbiamo farlo noi, non è qualcuno che lo può fare al nostro posto, perché altrimenti recita il mea culpa, no? Perché chi è causa del suo male pianga se stesso fondamentalmente. Dobbiamo tenere presente queste cose. Quindi se tu riesci a gestire, diciamo, al meglio queste situazioni, vedrai che le cose funzioneranno bene. Quindi, segui queste indicazioni e vedrai che non sarai triggerato dal narcisista, perché il narcisista ha questa tendenza di triggeraggio, no? E non dobbiamo lasciarci triggerare, perché è come dire, se ti triggera, poi sei vinculato, e se sei vinculato, non c'è più possibilità di uscirne fuori. Bene, questo è quello che volevo dire. Quindi